Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mascherina qua sotto perché sono appena stata alla Lidl a fare un po' di spesa. Vado alla Lidl perché ho alimenti precisi che prendo lì, soprattutto perché costano di meno, tipo il tofu. Infatti ne ho preso a valangate, ho preso dei fiocchi di latte e poi c'erano addirittura i burger di Soya Sun che li mettono qualche volta e costavano poco, perché ho detto che costano più di 2 euro e lì costavano 1,99 euro, quindi ne ho presi un po'. Poi ho preso degli avocado, che anche lì non costano tanto. Poi, allora, questo video ho deciso, praticamente stanotte l'ho sognato, ho detto basta, domani devo girarlo. E sarà un video un po' più fat, ma sapete che io non amo particolarmente i nomi fit, fat. Però ho deciso di fare un video un po' diverso e farvi vedere le mie golosità, cosa mi piace tantissimo mangiare, ma ovviamente mangio un po' più di rado e insomma cerco di controllarmi un po' di più perché sennò sì, ne mangerei un sacco. E quindi vi faccio vedere nel corso di questo video le mie golosità sino a quando poi ero bambina. Sono un po' rossa perché mi stringe un casino la mascherina perché sono rotti un po' i lacci, quindi li ho fatti più stretti e mi... non sento più il naso. E ho preso per fare il mascarpone, i savoiardi, il mascarpone, quello della Lido, speriamo che sia abbastanza buono. E niente, poi per la colazione ho preso un po' di croissant, bomboloni. Non ho mai preso queste cose alla Lidl, quindi insomma speriamo siano buone e appaganti. Perché dato che mi concedo adesso comunque che controllo un po' di più la mia alimentazione, mi concedo un po' più di rado. E queste cose qui voglio che siano veramente buone. Cioè se tipo prendo gli M&M's so di sicuro, di per certo, che sono sempre così, spero. Però magari anche i croissant, se sei abituato a prenderli al bar, ovviamente magari alla Lidl, insomma, speri che vada bene lo stesso. Ho preso dei bomboloni, una conchiglia con la mela e un paio di brioche salate. Comunque sono piccoline, diciamo, quindi ne ho preso un pochino, un po' di più. Poi ho trovato questa cioccolata qua, che è con lamponi e fragole. Già io mangio quella della Novi, credo sia, o della Lindt, che hanno fatto un sacco di cose carine, insomma, con vari gusti, sono molto buone, chissà questo come sarà. Poi ho preso il pezzo forte, la cosa che ho sempre amato, sì, da quando ero bambina. Vabbè, ve lo faccio già vedere. Sono il burger di soia sana, no? No, scherzavo, non è quello lì, vabbè, saranno là sotto intabanati, sono i sofficini, io li amo. Cioè, come si fanno a non amare i sofficini? E vabbè, e niente, quindi iniziamo la giornata con la colazione e poi proseguiamo con... Ah, dovrò fare il mascarpone, ovviamente, quindi... E quindi sì, insomma, a dopo. Abbiamo appena finito di mangiare. Come avete visto, pasta ragù. La pasta non era vera e propria pasta, cioè era pasta. Però era una pasta che avevo in dispensa da consumare perché ce l'ho lì da più di un anno e sta scadendo, se non è già scaduta da qualche giorno. È una pasta proteica di Nutriwell che avevo appunto da un sacco di tempo e ho deciso un po' di usarla così avevo già un piatto abbastanza completo. Ragù ovviamente ha un po' di proteine, ma non ne ho messo tantissimo da dire. E invece con la pasta ne ho usati circa 90 grammi, così ne ho tenuto un'altra metà per un'altra volta. E per 100 grammi ha circa 30 grammi di proteine e 25 grammi di carboidrati. E poi insomma non so se mangeremo a merenda il tiramisù o
stasera dopo cena, non lo so, comunque vi farò vedere. E, ah sì, non vi ho detto che abbiamo già fatto il tiramisù. Oggi è martedì 21 aprile, tra 2 mesi esatti, il 21 giugno, il mio compleanno, chissà come sarà la situazione. Comunque si sta abbastanza risolvendo la questione di quello che mi è venuto sulla pelle, insomma. Più che altro c'è ancora un po' di irritazione sulle braccia, però sulla pancia praticamente è andato via del tutto. Più che altro appena vado a letto mi viene un prurito assurdo. E non so bene quale sia il motivo, proprio perché quando vado a letto. Non è che questo è un video dove io mi devo sforzare nel mangiare tutte le schifezze possibili e immaginabili. È un video dove ho deciso di mostrarvi le cose che comunque mi fanno gola, che mi piacciono e che comunque normalmente non compro. Anche perché, insomma, se le avessi in casa sarei sempre lì a spizzuccare, insomma, a mangiarle. Per esempio, anche cose, patatine, merendine. Io da anni che, insomma, i miei anche non le prendono più. Non che prima ce ne fosse tantissimo in casa mia di queste cose, perché comunque anche le merendine da piccole miei al massimo me ne facevano mangiare una al giorno, merenda a scuola. E quindi non è che mangiassi così tante di quelle cose lì. Un'altra cosa che mangiavo un sacco, che ne ero golosissima da piccola, era un sacchetto con bastoncini fritti di pollo. Sì, e c'era proprio l'immagine del gallo sulla confezione. E li volevo sempre, li facevamo fritti e se me li facevano al forno mi incazzavo. Che bei ricordi. Buongiorno, questo video l'ho un po' suddiviso nei vari giorni per appunto portarvi delle diverse cose che ho preparato in settimana e spero che vi possa essere piaciuto. Non so più a che giorno siamo, comunque sta finendo la settima settimana di quarantena, almeno per me. Inizia la prossima, l'ottava. E niente, comunque. Volevo dirvi che l'altra sera ho preparato questi fagottini che avete visto e con pasta sfoglia. È una ricetta semplicissima, l'ho trovata comunque su internet. Con pasta sfoglia, alcuni li ho fatti con i würstel e altri li ho fatti con patata di pomodoro cotta un pochino prima e con sale, olio e poi un pochino di prosciutto e formaggio. Per chiuderli bisogna mettere un pochino di latte nei bordi. E comunque, insomma, inumidire la pasta sfoglia così dopo si chiudono bene i fagottini. Invece per i würstel basta arrotolarli dentro. E voi direte i würstel. Allora, i würstel non sono un mio alimento classico, anzi non lo compro praticamente mai. E però da piccola ne ero ghiotta come praticamente tutti i bambini. Però c'è stato un momento, io mi ricordo, della mia vita che i miei mi hanno preso dei würstel di un marchio schifosissimo. Mi hanno talmente traumatizzato, non ho più voluto vedere i würstel e dai, non li ho più chiesti. Secondo me ero o alle medie o alle element fine elementari, insomma, mi ha molto colpito questa cosa. E i miei mi hanno anche detto che da piccola piccola eravamo in montagna e mi diedero un latte che mi fece veramente schifo. Eravamo in un hotel e da lì ho iniziato a schifare molto il latte, cioè. Da prima ne ero veramente ghiotta come quasi tutti i bimbi, insomma bevevo un sacco di latte volentieri. Da lì mi diedero sto latte di cacca proprio schifosissimo e i miei mi hanno detto che da lì il latte comunque non l'ho mai bevuto tanto, cioè non l'ho mai bevuto molto, con molto piacere. Oggi lo bevo, tipo latte e caffè mi piace molto, però ecco. Non da dire, mi verrebbe da andare a bere del latte così, tipo avete presente quando eravamo bambini alle elementari, almeno nella mia scuola, ci portavano spesso un bicchiere di latte bianco senza niente e vedevo tutti berlo con voglia, con gusto, io ero lì che. E delle volte, insomma, ci provavo anche a berlo, ma proprio non andava giù. Poi
Questi fagottini qua sono veramente buonissimi e mi ricordano i salatini che spesso magari ci sono alle feste o come aperitivo. Ho voluto portarvi questo piatto che è una cosa che io insomma mi mangerei a non finire. Per fortuna c'erano solo quelli lì, non ne sono venuti fuori tantissimi. E niente, oggi invece per pranzo e faccio un po' di sofficini, come vedete finalmente li riesco a fare. E ho preso sofficini gusto prosciutto e formaggio che non mi fa impazzire, i miei gusti preferiti, il mio gusto preferito è quello con i funghi, ma non c'è ovviamente. Quindi ho preso, c'erano solo due gusti alla Lidl, prosciutto e formaggio e l'altro pomodoro e formaggio, che quello mi è sempre piaciuto tantissimo. E niente, così vi faccio vedere un'altra cosa che per me, cioè, era sempre stata un'ossessione da bambina, una cosa che non sono riuscita a portare. Ma vabbè, magari ci sarà l'occasione in altri video. Una cosa che proprio, cioè, per me è droga pura, sono le pizzette. Cioè, io mi ricordo la mia laurea, che ne ordinai perché feci la mia festicciola, e ne ordinai così, e vi giuro, quando ti vedi due teglie di pizzette sotto il naso, cazzo. Merda, ne ho mangiate tantissime, ne mangerei a vagonate di pizzette, mi fanno veramente impazzire. Comunque ho parlato un sacco di salato, che poi io vado più a ciucciare il dolce del salato, ma in questo video sto parlando più che altro del salato. Comunque, noi ci vediamo tra poco per il pranzo e faccio vedere i sofficini, che poi penso li abbiate già visti, quindi che cacchio vi faccio vedere, comunque vi faccio vedere. E niente, spero che questo video sia piaciuto, un po' così, un po' colà. Magari non molto organizzato come si deve. Spero comunque di avervi tenuto compagnia. Però adesso dovete farmi sapere voi quali sono i vostri cibi preferiti, che almeno da bambini c'erano quasi sempre sulle vostre tavole, che ne eravate ghiotti, che ne siete ghiotti anche adesso, però cercate comunque di limitarvi. E niente, aspetto nei vostri commenti di sapere che magari ci sono anche delle cose che mi sono dimenticata e piacciono a voi, insomma, mi ci ritrovo anche io. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, un grosso bacio e ciao ciao!